Gianni Colaccione, qui a Piazza Farnese incontriamo Paolo Izzo. Paolo Izzo, diciamo, personalità ormai conosciuta nel mondo radicale e non, scrittore e giornalista, peraltro anche candidato alle prossime amministrative nel primo municipio a Roma. Paolo, come ti sembra che stia andando questo evento per la raccolta delle firme per questa legge di iniziativa popolare per la regolamentazione dell'eutanasia? Guarda, noi siamo in giro per la raccolta delle firme dell'eutanasia legale da quasi un mese. È chiaro che c'è stata una spinta propulsiva enorme quando da ieri si è resa nota una campagna che abbiamo fatto per la storia di Piera, intorno alla storia di Piera, che è andata su Repubblica, poi altri giornali l'hanno quasi rubata e l'hanno messa online. A quel punto è stato un dilagare di informazioni su questo caso specifico di cui ci ha parlato Marco Cappato. Stamattina ho fatto un tavolo, perché poi la politica radicale, si sa, si fa per strada, quindi noi siamo sempre per strada, non è che facciamo la campagna elettorale né via etere né via televisione, né siamo in strada, e la gente veniva, correva da noi a sapere, per cercare di capire di cosa si tratta, e appena con poche parole era già pronta a firmare. Abbiamo raccolto in poche ore quasi 200 firme questa mattina a Testaccio. Adesso la gente è qui e ci ascolta a Piazza Farnese in questa manifestazione. C'è voglia da parte dell'opinione pubblica di dibattere su questi temi. Chi nega questa verità è la politica tradizionale, quella che ben conosciamo, che omette proprio di occuparsi di questi temi, e l'informazione che ovviamente in bella combutta con questa politica non propone in nessuna trasmissione televisiva, in nessun format, la questione dell'eutanasia e del testamento biologico. Grazie Paolo Izzo su Libri.tv. Stoppa.